Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con le nostre tribune elettorali per le politiche del prossimo 25 di settembre in Abruzzo. Il 26 poi seguiremo lo spoglio a partire dalle prime ore della notte, perché si comincerà subito dopo a scrutinare le schede per conoscere quali saranno i parlamentari eletti nella nostra regione. Il venerdì, come nel nostro palinsesto, abbiamo deciso, daremo spazio a tutti i candidati dei collegi uninominali in Abruzzo, i tre alla Camera e il collegio uninominale unico al Senato. Sono ospiti stasera nei nostri studi i candidati del collegio uninominale, che è stato formato unendo gli elettori della provincia dell'Aquila con quelli della zona interna della provincia di Teramo. Uno o una di loro sarà il o la parlamentare di questo collegio. Li saluto, li ringrazio tutti, poi si presenteranno nel corso del loro primo intervento in modo da accelerare i tempi. Sono tutti presenti, tranne Giorgia Meloni, che insomma è il personaggio principale di questa campagna elettorale in Abruzzo, essendo leader nazionale di un partito e di una coalizione che si candida a guidare il Paese e che si è proprio candidata nel collegio uninominale dell'Aquila. Meloni, il suo staff ha fatto sapere che è impegnata in iniziative nazionali in queste ore, quindi non ha potuto partecipare a questo incontro. Noi peraltro le abbiamo dato spazio anche in una intervista che abbiamo proposto ai nostri elettori, e agli elettori del collegio nei giorni scorsi. Ma ci sono gli altri candidati che lanceranno il guanto di sfida a quella che sembra essere la candidata favorita in questo collegio, che ricordiamo eleggerà un parlamentare. Parto proprio con Rita Innocenzi, che rappresenta la coalizione del centro-sinistra. Adesso ci dirà anche i soggetti politici che sono uniti attorno alla sua candidatura. Ecco, sicuramente avrà da fare qualche riflessione, come abbiamo letto in questi giorni, in queste ore sulla stampa, proprio rispetto a questa candidatura della candidata anche premier nella città dell'Aquila. Lei è proprio aquilana, quindi potrà insomma esprimere anche un suo giudizio. Rita Innocenzi. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Vi ringrazio per questa opportunità. La prima cosa da registrare è che per sentirsi personaggio principale bisogna esserlo rispettando gli elettori e le elettrici del collegio L'Aquila Teramo. Intanto, non essere presente qui io trovo che sia già sintomatico di che cosa si pensa rispetto a queste elezioni, cioè ci si considera evidentemente da parte di questo schieramento della destra di Giorgia Meloni già vincenti, e io invece penso che noi dobbiamo orientare questa campagna elettorale al rispetto degli elettori e delle elettrici, che saranno gli unici e le uniche persone che potranno decidere dell'esito di questo 25 di settembre. L'altro giorno si è tenuto appunto all'Aquila questo comizio di Giorgia Meloni. Io in realtà sfido la Meloni a confrontarsi non solo qui, e già abbiamo registrato la sua assenza, ma ad esempio in una delle aree interne, per esempio sulla sanità territoriale, per esempio su una vertenza occupazionale, a spendere il suo tempo, visto che così è stato detto, cioè che ha deciso di candidarsi nel nostro collegio. È bene che si cimenti declinando i temi nazionali, ma qui sul fronte, con le persone, a contatto con la gente e con coloro che dovranno decidere di questo collegio. Ecco, rispetto alla coalizione? Rispetto alla coalizione si è fatto ovviamente un percorso. Sicuramente sarebbe sempre auspicabile che si allarghi questo campo, ma queste sono cose che evidentemente si riprenderanno dopo il 25 settembre. Si è fatto un percorso che vede in questo momento la coalizione di centrosinistra con Italia Democratica e Progressista, con la mia candidatura, che è una candidatura indipendente proposta dal PD, ma come indipendente. All'interno abbiamo anche ovviamente in alleanza Articolo 1, e poi c'è Sinistra Italiana e Verdi, più Europa con Emma Bonino, e abbiamo l'ultimo arrivo dell'impegno civico di Di Maio e Tabacci.
Grazie Rita Innocenzi, Emanuela Pistoia, ecco, lascio anche a lei una riflessione iniziale su questa campagna elettorale che è condizionata da questa presenza nel collegio in cui voi siete candidati. Ecco, è una sfida difficile, suppongo, ma penso anche ci siano temi di entusiasmo rispetto all'approccio ai temi di questo collegio. Buonasera a tutti, anch'io voglio ringraziare moltissimo di questa opportunità, sono molto contenta di avere questa possibilità di poter parlare con elettori ed elettrici di questo collegio tramite questa televisione. E per quanto riguarda il primo aspetto su cui siamo stati sollecitati, e cioè l'assenza della candidata più illustre, no? del Golia della situazione, noi tutti siamo Davide rispetto al Golia della situazione che è Giorgia Meloni, io penso che sia una cosa abbastanza spiacevole per lei, non per noi. Perché dimostra, come diceva Rita Innocenzi, dimostra tante cose, dimostra un approccio alla rappresentatività popolare che non mi piace per niente, che non ci piace per niente. Io devo dire che avevo delle grosse riserve su questa scelta di diminuire il numero dei parlamentari, perché penso che sia un approccio alla politica un po' così, come dire, vedere la politica soltanto come fonte di sprechi, come la casta che si mangia le risorse di tutti noi. Ma il numero dei parlamentari significa rappresentatività popolare, il fatto che l'Abruzzo abbia visto la riduzione di un collegio mi sembra molto grave. E non utile per la rappresentanza diplomatica, tutto il contrario. E l'assenza di una candidata a questo collegio uninominale penso che vada esattamente su quest'ordine di idee, e quindi ritengo che sia una cosa preoccupante e molto negativa. E ovviamente dimostra la mancata attenzione anche verso i temi regionali, e i parlamentari, soprattutto quelli eletti secondo me nei collegi uninominali, ma tutti i candidati espressi dal territorio, esprimono appunto il territorio, si vanno a confrontare sui temi nazionali in Parlamento esprimendo il loro territorio, quindi credo che sia molto grave. E poi appunto bisogna anche confrontarsi sui temi nazionali. Io ho notato una cosa, che quando Giorgia Meloni va in TV, in questo momento soprattutto, quando come tutti si aspettassero, no, la sua vittoria sia considerata oramai quasi una cosa ineluttabile, cosa che io non condivido, non deve essere ineluttabile perché sono convinta che non porterà nulla di buono a questo paese, e quasi nessuno la contraddice, eppure dice tante cose che sono molto, molto criticabili, e io avrei avuto piacere oggi di chiederle, di confrontarmi con lei su alcune cose criticabili, e faccio soltanto pochi esempi. Uno di quelli che mi colpisce di più è questa boutade di questi ultimi giorni, di questa proposta dell'elezione diretta del primo ministro, e quindi questa concentrazione di potere verso una figura apicale che francamente non penso che possa risolvere i problemi di questo paese. Io penso che i problemi di questo paese vanno risolti con l'abolizione del bicameralismo perfetto, perché è questo che impedisce al Parlamento di operare correttamente, come dimostra ciò che succede tutti i giorni. Tutti quelli che un minimo si informano lo sanno, che il Parlamento non fa le leggi ma semplicemente approva, converte i decreti legge fatti dal governo. Penso che questo sia una cosa molto grave, e anche questo contribuisce alla diminuzione della rappresentanza popolare, per cui penso che sia una proposta, non voglio dire molto sbagliata, non mi permetto, ma molto criticabile, questo sì, da questo punto di vista. Attilio D'Andrea, Movimento 5 Stelle, si faceva cenno negli interventi precedenti al fatto di parlare anche di temi che riguardano il collegio, il territorio. Ecco, di cosa state parlando agli elettori in questi giorni di campagna elettorale? Io innanzitutto volevo comunque collegarmi a quello che hanno detto i colleghi, perché io reputo estremamente grave l'assenza di un candidato in un confronto del genere, perché appunto probabilmente si dà già per scontato la vittoria di Fratelli d'Italia su questo territorio, però ci troviamo nell'ennesimo esempio di una persona paracadutata qui su questo territorio, che quindi non conosce i nostri territori. Abbiamo già avuto l'esempio nella vecchia legislatura, quella ancora in corso, che ormai siamo alla fine, di Rotondi, di Cicchitto, di Bagnai, persone che non conoscono questo territorio. Abbiamo anche un presidente di regione che è romano, catapultato qui, e invece proprio perché noi rappresentiamo in questo momento le aree interne, l'Aquila e parte della provincia di Teramo, sappiamo, chi più di noi può conoscere quelle che sono le criticità, il fatto che si stanno spopolando, il fatto che c'è carenza di lavoro. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando proprio di questo, di cercare di come andare a rivalorizzare quelli che sono i nostri territori, peraltro colpiti, sappiamo quello che è successo nel 2009 e nel 2016 con i terremoti,
Quindi innanzitutto lavorare su quelli che sono i collegamenti, perché un territorio che non è collegato è un territorio escluso, quindi i collegamenti infrastrutturali. Noi adesso come adesso, fortunatamente, grazie al lavoro che ha fatto il nostro Giuseppe Conte in questa legislatura, parliamo, è diventato ormai un'opera reale quella del collegamento ferroviario Pescara-Roma, e questo potrà portare sicuramente uno sviluppo nel nostro territorio. Poi è chiaro che bisogna cercare di ripopolare i nostri paesi, quindi per ripopolare le nostre aree sicuramente bisogna puntare su attività che creano posti di lavoro. Io vorrei sempre ricordo sempre uno spot di un amico che sta facendo benissimo con la raccolta differenziata a Tivoli, che parla sempre di economia è uguale ecologia è uguale economia. Quindi oggi come oggi noi dobbiamo assolutamente pensare al nostro pianeta, perché è un pianeta da salvare, e quindi bisogna fare investimenti importanti che vanno sia dalla parte dell'ambiente che in quello dell'economia, e quindi del creare posti di lavoro. Non a caso il 110% sappiamo ha prodotto una crescita del PIL del 6,6%, cosa che non mi sembra che siano state altre manovre che abbiano fatto un lavoro del genere. Migliaia di posti di lavoro, e oggi come oggi 30.000 imprese sono a rischio, proprio perché il lavoro fatto dal governo Draghi in questi 10-11 interventi sono stati fatti, ha messo fortemente a repentaglio quelle che sono 30.000 imprese. Grazie Nicola Stornelli di Unione Popolare, poi ci spiegherà anche i soggetti che sono rappresentati all'interno di questo simbolo elettorale. Anche a lui chiedo quali sono i temi reali che questo collegio deve mettere al centro delle riflessioni degli elettori per avere una rappresentanza in Parlamento, appunto, come diceva anche chi l'ha preceduto, dei temi delle aree interne che passano un po' in secondo piano rispetto alle grandi tematiche sui media di questo dibattito, di questa campagna elettorale. Buonasera a tutti, un ringraziamento a tutti coloro che ci guardano da casa e un forte in bocca al lupo a tutti i presenti candidati, perché quando si decide di mettere la faccia è sempre una cosa positiva. Quanto alla composizione di Unione Popolare, mi preme dire che noi vogliamo esprimere un vero e proprio laboratorio politico. Sono presenti al nostro interno Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, DEMA, una gran parte del sindacalismo di base, il mondo dell'associazionismo, il mondo della intellettualità e tutti coloro che potremmo definire persone di buona volontà che vogliono raggrupparsi intorno a questo progetto. Mi preme sottolineare altrettanto che siamo orgogliosi di essere rappresentati da un leader come Luigi De Magistris. Perché questo? Perché a dispetto di quelle che erano le previsioni dei sondaggi, quando è riuscito a sconfiggere per ben due volte tanto il centrodestra quanto il centrosinistra, riuscendo a governare Napoli per ben 10 anni consecutivi, quindi l'amministrazione più longeva nella storia di Napoli. Vorremmo inoltre, mi preme altresì ricordare, che alle elezioni regionali in Calabria, alle ultime elezioni regionali in Calabria, abbiamo De Magistris ha ottenuto insieme a liste civiche che lo appoggiavano, oltre a Rifondazione Comunista, ben il 16% delle preferenze. Perché Unione Popolare? Questa è la domanda cruciale che ci riguarda. Innanzitutto per combattere la logica del voto utile. Anzi, questo non solo va combattuta la logica del voto utile, ma il nostro riteniamo che sia un voto ancor più utile, poiché riteniamo che le nostre istanze siano ormai da troppo tempo assenti in Parlamento. E quanto invece ai temi più specificamente che riguardano il territorio, naturalmente l'Abruzzo presenta un territorio eterogeneo, vasto. Dal punto di vista orografico sappiamo che è costituito da 2/3 del territorio che sono di tipo montano. Quindi esprime una forte polarizzazione anche dal punto di vista
della distribuzione degli abitanti, perché il milione, circa 300.000 persone che lo compongono sono distribuite, dati alla mano, in 436.000 persone sulla costa e 350.000 persone nelle aree interne. Questo che cosa significa? Che essendo notevole il numero di coloro che comunque vivono nelle zone interne, diventano fondamentali i temi dall'automotive al trasporto pubblico e soprattutto l'accesso ai servizi dalla scuola pubblica alla sanità pubblica e alla istruzione. Iniziamo ora con l'altro lato della nostra tribuna elettorale, che lo è anche in senso reale, stavolta non soltanto virtuale, con Arianna Salvatore Italexit, a cui chiedo anche a lei un giudizio sui temi di questo collegio, di questa particolare parte dell'Abruzzo che ha vissuto grandi difficoltà, che chi sarà eletto di voi dovrà rappresentare in Parlamento. Italexit, che ha come candidato Premier Gianluigi Paragone. Buonasera Salve, grazie per l'opportunità. Sì, effettivamente questa zona ha subito, come sappiamo benissimo, un evento tragico che ancora oggi abbiamo la scia del doposisma, e quindi l'attenzione deve essere rivolta sotto tanti molteplici aspetti, sia sotto il punto di vista appunto dei servizi, e questo appunto, come prima ha detto giustamente Italexit, si attacca prevalentemente a quello che è il concetto di ritorno a una sovranità, quindi a una centralità di uno Stato che investe molto nella spesa pubblica. Quindi la centralità sarà sicuramente l'attivazione di servizi per la scuola e la sanità. La sanità, sappiamo benissimo, soprattutto in questa zona abbiamo molti ospedali che hanno visto uno smantellamento di molti reparti e un accorpamento anche, che sembra soprattutto nella zona di Teramo, questo insomma è finito, questo periodo di accorpamento dei reparti, per cui c'è stato un depotenziamento da parte dei servizi nei confronti degli utenti. Oltre a questo, come giustamente si stava parlando, il problema anche di così come è costituita la regione Abruzzo, cioè c'è una molteplicità di differenze, ma queste differenze possono essere considerate anche come un punto di vantaggio, cioè io quello che dico, di far ritornare il concetto di economia circolare e quindi di non vedere più questa polarizzazione della costa rispetto alle parti interne, al contrario invece cercare di creare delle sinergie all'interno del territorio. Mi viene in mente sotto questo aspetto l'idea di come mai sul territorio nazionale viaggia a velocità differenti. Abbiamo un nord-est che a oggi rivendica una autonomia, ma perché rivendica un'autonomia? Perché di fatto al loro interno sono riusciti a creare una rete, a fare rete, sinergia, quindi sono autonomi dal punto di vista economico. È questo che di porre l'attenzione sotto questo aspetto anche per l'Abruzzo, che non ha nulla da invidiare a nessuno, ha tante risorse, per cui andare a riprendere quei punti fondamentali che tra l'altro anche sotto questo aspetto voglio richiamare quell'aspetto di dire che lo Stato deve ricominciare a investire nel pubblico, al tempo stesso però lasciare che l'economia, ponendo delle regole, faccia il suo. Allora lasciateci fare le proprie delle azioni all'interno della nostra regione e ne vedremo dei risultati sicuramente positivi. Anche a Daniela Franciosi, candidata di Italia Sovrana e Popolare, chiedo intanto di descrivere le forze che appartengono a questa lista, a questo cartello elettorale, a questa proposta per le elezioni politiche. Poi chiedo naturalmente un giudizio sui temi del collegio, come andrebbero declinati in Parlamento, un collegio appunto che ha una sua novità
in quanto appunto c'è la provincia di Teramo che si è in parte aggiunta al territorio della provincia dell'Aquila, ma che comunque vive, come si è già detto, questa omogeneità di problemi. Allora, intanto faccio vedere il simbolo. Dovrebbe visto... capovolgerlo. Oh, chiedo scusa. Ecco qui. Intanto prego. Faccio vedere il simbolo perché abbiamo comunque poco spazio e quindi ringrazio per l'invito e quindi per poter far vedere, per poter parlare della, di questa lista. Allora, Italia Sovrana e Popolare appunto è una lista di partiti e associazioni che hanno condiviso un percorso, che hanno delle posizioni omogenee e che hanno condiviso e condividono delle idee e delle lotte. Siamo l'unica lista antisistema, perché siamo stati i primi critici dell'Unione Europea, siamo stati i primi critici della disastrosa gestione pandemica e siamo consapevoli e critici delle ingerenze straniere nelle scelte della politica italiana. All'interno del nostro simbolo appunto parliamo di sovranità popolare. Sovranità popolare, noi ci ispiriamo ai principi della Costituzione, vogliamo riportare la Costituzione del 48 al vertice dell'ordinamento. La sovranità popolare, questo concetto che è stato tanto caro e tanto, su cui hanno tanto lavorato i nostri padri costituenti. Il concetto di sovranità, infatti, popolare è stato accolto dagli onorevoli costituenti, sia nei lavori di preparazione, sia nelle discussioni assembleari. Faceva notare il presidente della Commissione dei 75, l'onorevole Ruini, che il concetto di sovranità popolare era stato accettato con un consenso assoluto da tutti i rappresentanti dei partiti politici, anche quelli liberali. Oggi invece i rappresentanti dei nostri partiti politici sembra che disprezzino il concetto di sovranità popolare, accettano magari il concetto di sovranità popolare di altri stati, ma quello del governo che guidano non viene apprezzata come dovrebbe, riconosciuta e apprezzata. Che cosa dovremmo portare in Parlamento per quanto riguarda la località? Qualsiasi tipo di scelta che noi e che è stata fatta da tutti i partiti politici da 30 anni a questa parte, sono tutte scelte fatte in un ambito di gabbia che è quella dell'Unione Europea, per cui qualsiasi tipo di scelta, proposta possano fare è assolutamente inutile se non usciamo dalla gabbia dell'Unione Europea e della NATO. Grazie. Alessandra Acciaro, Alternativa per l'Italia, formazione che ha come punto di riferimento nazionale Mario Andinolfi. Le chiedo anche a lei, insomma, visto che chi viene eletto è il deputato del collegio, che tipo di tematiche andrete a portare in caso di elezione in Parlamento per restare vicini alle istanze che state ascoltando, che state recependo in questi giorni di campagna elettorale dai vostri aspiranti elettori? Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto Alternativa per l'Italia nasce dall'unione di due persone che prima di essere due politici sono due amici. Parliamo di Mario Andinolfi e Simone Di Stefano. E sono proprio questi due amici che condividono non solo scelte politiche ma soprattutto i valori, quei valori che
oggi vengono visti un po' come un'eccezione quei valori, che parliamo comunque di una base, di una matrice storica che abbiamo tutti innati da quando siamo nati sostanzialmente. Parliamo del valore principale, che è quello della centralità della famiglia, perché è proprio dalla famiglia che si deve ripartire. La famiglia è il centro, il nucleo di tutto, parliamo dell'attività lavorativa, comunque riportiamo il tema centrale della famiglia, pensando appunto al ruolo delle piccole e piccolissime imprese. Io ripeto, per me è stata una sfida iniziare questo percorso, essendomi già candidata nel 2018 con il Popolo della Famiglia, perché svolgendo la professione d'avvocato mi sono avvicinata proprio alla realtà del diritto di famiglia e soprattutto alla tutela dei diritti delle donne. E quindi vedere che al giorno d'oggi abbiamo diritti per tutti, ma non c'è un diritto sacrosanto quale quello della tutela della maternità, della tutela della nascita, incrementare comunque un tema centrale quale quello della natalità, ci chiediamo: benissimo, parliamo degli elettori di oggi, ma chi saranno gli elettori di domani? E questo è un problema sostanzialmente intorno al quale ruotano altre tematiche. Possiamo parlare della crisi economica, anche lì parliamo di famiglie che non hanno soldi per poter far mangiare i propri figli, e quindi sostanzialmente ripristinare la sovranità di un territorio, anche la possibilità di poter scegliere cosa voler fare e qual è l'ambito a cui dare importanza. Io ci tenevo a dire che sono molto legata a questa terra, perché ho origini abruzzesi, sono nata e cresciuta a Roma, ma ho i miei nonni, e quindi diciamo incentrare quel tema delle radici, dei valori, cioè sentirsi abruzzesi. E non vorrei spendere neanche una parola sull'assenza di Giorgia Meloni, ma mi sento di dire solo una cosa, che candidarsi in Abruzzo significa avere l'Abruzzo nel cuore. L'Abruzzo nel cuore si ha quando si hanno le radici in Abruzzo, quando si ha quel piccolo paesino in cui si ritornava d'estate, in cui si è accolti, in cui si va a prendere quel caffè nella piccola bottega, da cui si deve ripartire. Meno spazio alle multinazionali, meno spazio ai grandi discorsi, meno spazio alla grande politica, più spazio alle piccole cose, secondo me. Da lì possiamo ripartire. E appunto, rispetto ai temi più avvertiti nei vostri territori che state girando in questi giorni di campagna elettorale, sollecito anche l'intervento di Enea Giancaterino della Lista Vita. Grazie a tutti, un saluto a tutti gli spettatori. Sono Enea Giancaterino, candidato nell'uninominale L'Aquila, con la lista Vita. Vita è un partito nuovo che si è appena costituito, capeggiato dalla parlamentare Sara Cugnal, che diciamo, ha combattuto in questi anni molto contro le discriminazioni, tutti i vari problemi che ha creato la pandemia e non solo. E oltre a lei, nella lista sono presenti tanti altri movimenti e personaggi politici, come Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio, e l'avvocato polacco, che è sentinelle della Costituzione, e Luca Dodori, 3V, e Martucci, 5G, Senesi, No Paura Dei. Tutte queste organizzazioni che hanno combattuto da diversi anni, stanno combattendo, specialmente negli ultimi 2 anni della pandemia, contro le discriminazioni, contro il non rispetto della Costituzione, si sono unite per portare la loro forza all'interno delle istituzioni, del Parlamento. La mia candidatura, chiaramente condivido tutte le linee programmatiche del partito. La mia candidatura in questo uninominale è proprio perché diciamo in questo collegio non si fa solo politica nazionale, ma si fa anche politica territoriale. Quindi è molto importante diciamo, confrontarsi con i cittadini per discutere quelle che sono le varie tematiche a livello locale e cercare di risolvere, portandole anche all'interno delle istituzioni, che sono appunto loro che devono appunto fare le leggi per poi risolvere queste problematiche. Noi nell'interno aquilano, la provincia dell'Aquila, anche la provincia di Teramo,
che diciamo, nelle zone interne condividono diciamo, il massiccio del Gran Sasso. Ci sono diversi problemi, l'economia che non decolla, il problema di lavoro. Quindi quello che io propongo in questo collegio, che propongo ai cittadini di questo collegio, è quello di cercare con le politiche anche nazionali di rilanciare quella che è l'economia locale. Le nostre aree interne bisogna che si uniscono diciamo in progetti comuni, che non ci siano campanellismi e che insieme combattino per risolvere quelli che sono i tanti problemi delle nostre aree interne. Grazie. Grazie. Il tema della politica che parte dal basso è uno di quelli che hanno animato la presenza anche in Abruzzo di un movimento meridionalista che fa riferimento a Cateno De Luca, ex sindaco di Messina in Sicilia, dove peraltro si svolgono in contemporanea le elezioni regionali. Rappresentante per questo collegio è Stefano D'Amico, che appunto su questo tema vorrei sollecitare rispetto al localismo, al meridionalismo e a queste istanze che voi volete portare anche in Parlamento. Ringraziamo molto per questa ospitalità e questa centralità del territorio, perché abbiamo sentito tanti esponenti, tante voci diverse. Noi come lista meridionalista vogliamo partire dall'interesse appunto di una nuova stagione di slancio di tutto il paese, che poi non possa essere quella di andare verso una omogeneità di pari opportunità di tutte le persone che nascono in ogni territorio italiano. Noi siamo una regione meridionale, perché anche se siamo collocati al centro d'Italia, comunque a tutti gli effetti chi nasce qui ha uno svantaggio rispetto a persone che nascono in altri territori, nelle altre regioni del centro Italia o del nord Italia, perché emergono chiare differenze in partenza, perché ci sono proprio delle condizioni di diseguaglianza per l'accesso ai servizi, per l'accesso alle opportunità economiche, perché il nostro territorio effettivamente in questi anni, in questi 10-12 anni dal 2009, ha visto una standardizzazione delle rimesse economiche dallo Stato centrale, con la cosiddetta spesa storica, che ci vede che comunque a fronte di un 26% di PIL che noi produciamo abbiamo una penalizzazione dell'8%, quindi le nostre rimesse ogni anno sono quasi inferiori dal 17% al 16%, quindi noi partiamo già con una penalizzazione dallo Stato centrale. Noi vogliamo una nuova stagione di slancio anche per chi sceglie e continua a resistere a vivere nelle aree interne. Vogliamo che i servizi siano garantiti a tutti, vogliamo evitare che ogni anno arrivino queste finanziarie lacrime e sangue, perché noi siamo un paese vulnerabile, che non abbiamo scelto in questi anni di fare una vera e propria programmazione, abbiamo passato anni a litigare, a metterci le magliette diverse dove andiamo per convenienza, abbiamo passato tanti anni a parlare del nulla, però poi in realtà la gente interessano delle cose concrete che ogni giorno attanagliano i dubbi delle famiglie e delle imprese. Quindi per quanto riguarda le aree interne, noi vogliamo la conservazione di quello che già abbiamo e la potenziazione dei servizi. Uno Stato così pesante in Abruzzo, 303 comuni, non funziona. Noi vogliamo una politica diversa, che sia più snella e soprattutto per quanto riguarda le aree interne, un'unione di questi comuni, una regia comune. Questo campanilismo, il piccolo e bello, non ci porta da nessuna parte. Vogliamo l'ASL unica in Abruzzo, vogliamo tagliare le poltrone, vogliamo dare risparmio, con i soldi risparmiati vogliamo che i cittadini, che è l'unica cosa che gli interessa, vanno in ospedale, trovino i medici, i macchinari, la diagnostica. Basta questa politica dei tagli. Noi vogliamo che chi sceglie di vivere nelle aree interne abbia le stesse opportunità di chi vive nelle grandi aree. Grazie D'Amico, ora ci fermiamo per la prima delle pause pubblicitarie, poi torneremo con un nuovo giro di interventi. A tra pochissimo. Siamo tornati in studio per un nuovo giro di interventi da parte dei candidati che si stanno confrontando nei nostri studi relativamente ai temi del collegio uninominale alla Camera dell'Aquila e della parte interna della provincia di Teramo. Ci sono però anche temi nazionali su cui
è chiaro che l'elettore deve orientarsi, anche perché ricordiamo che si tratta di collegi uninominali collegati alla presenza di liste con simboli politici. Quindi andrei anche sui temi di queste ore che preoccupano il Paese, che preoccupano soprattutto in prospettiva di un autunno e di un inverno che alla luce degli eventi non soltanto legati alla guerra ma anche alle dinamiche economiche internazionali e geopolitiche stanno determinando un'inflazione alle stelle, prezzi delle materie prime energetiche che sono senza controllo. Quali sono, ormai siamo tra due settimane, sarete in Parlamento, ci sarà un nuovo Parlamento perché ci saranno ora provvedimenti in queste ore proprio da parte del governo, ma insomma bisognerà stabilire una strategia d'assalto per aiutare e sostenere gli italiani e le imprese, le famiglie. Rita Innocenzi, la coalizione del centro-sinistra, cosa proponete in concreto una volta arrivati in Parlamento e magari dal vostro punto di vista anche al governo? Ecco, appunto grazie, c'è bisogno di concretezza più che di slogan che insomma in queste ore si ripetono come forma, secondo me, davvero di mancanza di rispetto degli interlocutori, delle cittadine e dei cittadini, perché in questo momento la preoccupazione è duplice, cioè si vede arrivare in ogni famiglia la bolletta che ha un aumento esorbitante e quindi c'è questa preoccupazione molto forte. E nello stesso momento si ha contezza come lavoratrici, come lavoratori, che quella bolletta incide anche in quell'azienda e molte aziende stanno rischiando di, come dire, di saltare rispetto ai costi che incidono enormemente sulla vita e sulla tenuta di quel tipo di produzioni per chi lavora in aziende energivore, ancora energivore. Perché non ci dimentichiamo che la concretezza per noi vuol dire entrare in Parlamento e mandare avanti dei provvedimenti che riguardano appunto l'economia circolare, il riuso, il riciclo, l'abbattimento di emissioni di CO2, ma sostanzialmente avere una visione d'insieme e non trattare le cittadine e i cittadini come degli sciocchi ai quali si possa raccontare che basta, diciamo, fermare, e mi scuserete se io vedo sempre dinanzi a me qui Giorgia Meloni che non ha inteso confrontarsi con noi questa sera, e però è giusto che, come dire, venga, ci sia questa interlocuzione. Io credo mi porterò una sagoma da qualche parte nei prossimi giorni. Ecco, la concretezza consiste in questo: non si può raccontare agli elettori e alle elettrici che basta bloccare una fantomatica concorrenza sleale che parrebbe essere raccontata, sembrerebbe così come viene raccontata, soltanto appannaggio di imprese immigrate. Cioè, ma davvero vogliamo spiegare alle persone che si risolve il problema del lavoro, del costo dell'energia elettrica, dell'incertezza, del dramma, delle tenute, come dire, occupazionali che ci vedranno impegnati e impegnate nelle prossime settimane? Davvero vogliamo raccontare che tutto questo si risolve se si bloccano alle frontiere quegli immigrati che vanno lì a fare imprese con concorrenza sleale che si immette, diciamo, in questo nostro sistema? Oppure davvero vogliamo pensare che si risolve il problema delle politiche industriali mettendo dei recinti ai marchi italiani? Ma andiamolo a raccontare ai lavoratori di Elf Foundry di Avezzano che sono stati acquisiti, che è quella da una start-up, quello stabilimento da una start-up cinese. E quale recinto? Quale recinto vorrebbe mettere la Meloni o chi pensa a dinamiche di questo tipo, se non invece introdurre dei criteri per una competizione sì, ma che non sia fatta a danno delle persone, a danno dell'ambiente, a danno quindi della tenuta sociale. Di questo, su questo noi dobbiamo spingere il sistema industriale, non pensare che ci sia il recinto fatto da Giorgia Meloni, che all'Aquila ha utilizzato un intercalare, ma veramente, ma io dico davvero, ma davvero, ma veramente, e poi pensare di essere la parlamentare di L'Aquila. Intanto si candida per essere la parlamentare dell'Aquila e di Teramo, e già aver dimenticato Teramo, scusate, mi rivolgo agli elettori di Teramo, facciamo un attimo l'analisi, ecco, grazie. Io mi fermerei qui. Grazie, grazie. Emanuela Pistoia, Azione Italia Viva, due o tre provvedimenti immediati da porre all'ordine del giorno delle prime sedute del prossimo Parlamento.
Allora, vabbè, all'ordine del giorno lo sappiamo tutti, c'è la questione dell'energia, del gas. Ecco, questo è peraltro il tipico esempio di come non possiamo che operare su un piano esterno, sul piano sovranazionale dell'Unione Europea e sul piano internazionale per risolvere questo problema. Chiuderci all'interno dei nostri confini non servirebbe proprio a niente, perché noi siamo degli importatori netti di energia, l'energia non ce l'abbiamo, ce n'abbiamo pochissima, abbiamo le rinnovabili che stanno andando molto bene e devono continuare a crescere, così come è la politica imposta dall'Unione Europea. E non voglio neanche dire imposta, una parola sbagliata, perdonatemi, perché noi stessi co-decidiamo all'interno dell'Unione Europea questo, perché gli Stati decidono insieme. E quindi è una cosa, per esempio, lo sviluppo delle rinnovabili è certamente un argomento, un tema che proviene, non è certo un nostro impulso naturale, e lo dico con rimpianto, ahimè, ma lo sviluppo delle energie rinnovabili è un qualcosa che da vari anni viene fortemente incentivato dall'Unione Europea. Solo a livello dell'Unione Europea si può pensare di risolvere il problema del prezzo del gas, e infatti il governo lo propone da molto tempo, da molti mesi. Il governo italiano, il Draghi, è stato il primo a proporre questo tipo di misura. E voglio dire questo, la nostra Costituzione contiene un articolo che è importante quanto l'articolo 1, che è l'articolo 11, che è l'apertura invece alle organizzazioni internazionali sovranazionali, perché sono l'unico modo, questo lo dice perfettamente la Costituzione, i padri costituenti l'hanno voluto con tutte le loro forze, e l'apertura alle organizzazioni internazionali sovranazionali per mantenere e perseguire la pace tra i popoli, perché è l'unico strumento. Chiudersi non serve, al contrario, è proprio la chiusura che ha causato le guerre, è la chiusura e il perseguimento cieco dell'interesse nazionale. E il gas si risolve soltanto a livello sovranazionale, il prezzo del gas, l'importazione del gas, e noi dobbiamo utilizzare gli strumenti sovranazionali per poter far funzionare meglio l'organizzazione sovranazionale di cui siamo parte. Parlo dell'Unione Europea, ovviamente, quando parlo di organizzazione sovranazionale. Esistono degli strumenti che noi dobbiamo utilizzare e che gli Stati sono molto timidi nell'utilizzare, e ne parlo di uno che si chiama integrazione differenziata, significa lasciare indietro uno Stato che non è d'accordo, perché in molti casi questo si può fare, per esempio si potrebbe fare col prezzo del gas, e io spero che se l'Olanda continua con questa posizione di tutela cieca dei propri interessi nazionali, spero che lo si faccia, anzi vorrei proporre che lo si faccia. E un'altra cosa, si parlava del territorio abruzzese, un tema che non c'è nel dibattito nazionale e che invece c'è nel programma dell'Italia sul serio, perché il terzo polo si chiama Italia sul serio, e c'è scritto c'è scritto, insomma, non è un mio slogan. E un tema che è fuori, ma invece nel programma del terzo polo, è il tema dei rifiuti. E ecco, su questo magari, visto che il mio tempo credo che sia finito, sì, Tornerò successivamente, ma voglio dire soltanto una cosa, che l'Italia e l'Abruzzo, con la bonifica delle discariche abusive che è stata fatta, deve moltissimo all'Europa. È grazie all'Europa che si è fatta in Abruzzo la bonifica delle discariche abusive. Grazie. Questa è una cosa che dobbiamo sapere. Grazie. Attilio D'Andrea, Movimento 5 Stelle, quali sono le vostre proposte da portare o addirittura da riproporre nella nuova legislatura per la crisi che rischia di strangolare imprese e famiglie? Il termine giusto è proprio quello di riproporre, perché da febbraio noi sapevamo che arrivava l'inverno, sapevamo che c'era questo problema del caro bollette, però gli impulsi sono stati tanti. Noi abbiamo parlato subito abbiamo avuto l'esperienza del Recovery Fund, quindi è un problema europeo, non è soltanto un problema italiano, come l'è stato la pandemia. La pandemia ha portato il PNRR come conseguenza, grazie sempre al lavoro del nostro Premier Conte, è il primo esempio di debito condiviso. Prima avevamo il MES, oggi abbiamo il PNRR, un debito condiviso, quindi è fondamentale rimanere in Europa, essere compatti, perché abbiamo di fronte delle grandi potenze mondiali, abbiamo la Cina, abbiamo la Russia, abbiamo l'India, non possiamo pensare anche noi di frazionarci o di pensare addirittura Italia del Sud, Italia del Nord, tanto è vero che il 45% del PNRR è destinato proprio ai territori del Sud, e io ricordo a tutti che l'Abruzzo fa parte del Sud. Sono un assessore del comune di Sulmona, e posso garantire a tutti che il PNRR è una grossa risorsa, specialmente per i comuni in questo momento, basta saper cogliere l'occasione. Il discorso del caro energia è un problema europeo, quindi è chiaro che dobbiamo stare insieme all'Europa per provare a risolverlo, quindi sicuramente
un Energy Recovery Fund, potrebbe essere subito la soluzione. Poi perché non proporre, come sta facendo Conte, un acquisto condiviso, un acquisto unico da parte di tutti gli Stati europei per essere più forti sul mercato? E ancora, c'è una legge sugli extraprofitti, dovevamo incassare 9 miliardi, ne abbiamo incassato soltanto uno, quindi probabilmente la legge è scritta male. Cerchiamo di andare a recuperare questi e metterli subito a disposizione per imprese e per famiglie per superare questo problema nell'immediato. Nel brevissimo periodo, è chiaro, io faccio sempre l'esempio del contenitore. Il contenitore, se ha delle perdite, chiaramente vanno attappate per cercare di sprecare di meno. Quindi bisogna assolutamente implementare quelle che sono le comunità energetiche. È una nostra legge, portata avanti, va pubblicizzata, fortunatamente si sta sviluppando un po' in tutta Italia, perché comunque permette di autoprodursi energia e di chiaramente fare un ottimo lavoro per l'ambiente e più crea posti di lavoro. Ribadisco di nuovo il concetto del 110%, una casa efficientata, lo dicono gli studi, una famiglia di 4 persone risparmia 500 euro di bolletta per i consumi, quindi è chiaro che non possiamo tornare all'arco e alle frecce, perché per me andare a diminuire i consumi si può sicuramente migliorare le abitudini, però siamo in un'era moderna, quindi comunque bisogna continuare a mantenere dei ritmi di vita sani per l'ambiente, ma bisogna efficientare i consumi. Sappiamo benissimo che le pompe di calore rispetto ai termosifoni sono molto più efficienti e vanno alimentate a energia elettrica. E anche qui, per il discorso dei rifiuti, oggi come oggi, con il forzo, noi riusciamo, che sarebbe la parte umida del rifiuto e gli sfalci dell'erba, noi riusciamo a produrre idrogeno verde. Idrogeno verde che oggi sappiamo, ci sono dei progetti, ci sono dei treni che vanno idrogeno verde, la mobilità per gli autobus, con che cosa? Con l'immondizia. Quindi perché non implementiamo, facciamo ricerca, o meglio, questi sono già strumenti che esistono, dobbiamo pubblicizzarli, incentivarli e creano posti di lavoro, danno risparmio per le famiglie e per tutti quelli che sono i comuni e gli enti pubblici e soprattutto rispettano l'ambiente. Noi dell'ambiente ne abbiamo soltanto uno e non possiamo permetterci di continuare a distruggerlo. Grazie. Nicola Stornelli, Unione Popolare, sempre sul tema dell'energia e dell'inflazione. Allora, noi proponiamo da questo punto di vista una ripubblicizzazione e una nazionalizzazione del settore energetico, perché siamo perfettamente consapevoli, a prescindere da quanto è accaduto con la guerra e che ha portato a un aumento delle problematiche per la popolazione italiana riguardo al consumo energetico, all'aumento del consumo del caro energetico, siamo quindi per questo tipo di istanze. Che cosa intendo dire? Siamo appunto per la ripubblicizzazione, perché veniamo da anni in cui troppe regalie sono state fatte ai grandi gruppi industriali, ai grandi gruppi del settore energetico, e le liberalizzazioni continue, le liberalizzazioni massicce, improntate a politiche di tipo neoliberista, hanno portato allo stato delle cose attuali. Altra misura immediata che ci caratterizza, oltre al pacifismo e all'ambientalismo che vorremmo attuare subito in Parlamento, è quella riguardante le politiche da adottare riguardo al mercato del lavoro. Che cosa intendo dire esattamente? Purtroppo viviamo ormai da troppi anni una condizione per cui l'alternativa non è più tra lavoro e non lavoro, ma l'alternativa è tra un lavoro spesso mal pagato, mal retribuito, con la totale pressoché assenza dal punto di vista giuslavoristico del riconoscimento dei diritti e delle tutele, e quindi ecco il lavoro come punto centrale nella vita di una persona. Quindi, poiché si è venuta a creare questa alternativa, noi siamo per la reintroduzione dei contratti, o meglio, sul fatto che vogliamo spingere sui contratti a tempo indeterminato e proponiamo l'utilizzo dei contratti a tempo determinato solo, a proposito, solo quando abbiamo a che fare con prestazioni di tipo, quando si ha a che fare con prestazioni di tipo temporaneo. Quindi la precarietà
e che è iniziata esattamente dal pacchetto Treu del 1996, primo governo Prodi, Tiziano Treu, l'allora ministro del lavoro, è grave che queste misure siano state introdotte da un governo di centrosinistra, perché questa è la storia caratterizzata il nostro paese negli ultimi 30 anni. Quindi proponiamo nello specifico un salario minimo legale garantito a 10 euro l'ora, e proponiamo lordi, così come proponiamo uno stipendio e un salario, stipendi e salari di 1.600 euro sempre lordi ecco, come remunerazione. Grazie. Arianna Salvatore, Italexit, i vostri insomma, cavalli di battaglia per questa situazione di crisi, quali sono quelli da proporre nel prossimo Parlamento? Come ho già accennato prima, sicuramente la centralità è il concetto di sovranità monetaria. Ma perché dico questo? Perché senza una sovranità monetaria c'è impossibile riuscire a fare una programmazione economica e quindi politica. Noi vogliamo riportare la politica al centro, dove si possono attivare delle politiche che permettono di incentivare l'economia del territorio. Ma c'è un vincolo esterno, che questo deve essere sottolineato, perché altrimenti non si capisce il tutto e il perché Italexit è un partito che si è messo in una posizione, diciamo, di antisistema, però forse visto in un'altra veste, forse non siamo noi i partiti antisistema. Perché dico questo? Allora, abbiamo il vincolo esterno, il vincolo di bilancio. Questo che significa? Che lo Stato, il nostro Stato, di fatto non può decidere quando e cosa, in cosa spendere, perché c'è il semestre europeo, il quale impone alla Commissione, che sia la Commissione europea a occuparsi di redigere la legge finanziaria, che è quella più importante. Quindi la Commissione deve definire gli obiettivi, ma come fa a definire questi obiettivi? Li definisce attraverso un'agenda che viene redatta ascoltando i pareri qualificati delle lobby di Bruxelles. Chi sono queste lobby di Bruxelles? Le multinazionali. Quindi quello che sta succedendo adesso, dove abbiamo la borsa di Amsterdam che sta andando a stravolgere l'economia reale del nostro paese, e dipende da tutto questo aspetto che sta a monte. È lì che bisogna andare ad agire effettivamente, se poi vogliamo cominciare a parlare di autonomia energetica. Cioè, non si possono più sentire questi discorsi dove si sostiene che dobbiamo approvvigionarci dell'energia a sufficienza, quasi a soddisfare un bisogno, quindi continuare questa dipendenza dall'esterno. Dobbiamo assolutamente andare a fare una valutazione, rispettando quelli che sono gli aspetti ambientali sicuramente, perché poi abbiamo visto che se si fanno degli investimenti in tecnologie che aggrediscono un po' sia il territorio ma anche la salute, hanno un breve corso. Ma bisogna puntare prevalentemente a una autonomia energetica. Questo poi sulla base di quelle che sono le valutazioni delle caratteristiche e delle punti di forza del nostro territorio. Stavamo parlando sicuramente delle energie rinnovabili, ma se parliamo ad esempio dell'Abruzzo, che è una regione ricca di acqua, si può pensare che si può puntare anche sulla idroelettrica come punto di rottura di questa dipendenza. Poi, per quanto riguarda un altro aspetto importante, se vogliamo sempre parlare del nostro territorio, abbiamo visto che lo stesso governo Marsiglio a breve si ritroverà di fronte all'insorgenza delle imprese e delle famiglie, perché forse probabilmente non riuscirà ad onorare la capacità di andare incontro alla richiesta di aiuto da parte delle imprese e delle famiglie abruzzesi. Grazie. Daniela Franciosi, Italia Sovrana e Popolare, quali sono i vostri punti di forza nella strategia con cui affrontare il prossimo autunno-inverno la crisi su imprese e famiglie? Allora, prima di parlare delle proposte vorrei un attimo parlare di quelle che sono state le cause, i fattori
che ci hanno catapultato in questa situazione drammatica. È alquanto sconcertante sentire i vari rappresentanti dei partiti politici fare delle proposte e cercare delle soluzioni a dei problemi che loro stessi hanno creato facendo appunto delle scelte, delle precise scelte politiche, privatizzazione del settore energetico, liberalizzazione del libero mercato, politiche di transizione energetica e per ultimo metterei le sanzioni alla Russia, che comunque non sono il problema principale dell'aumento del costo dell'energia. Faccio una piccola parentesi per quanto riguarda le sanzioni alla Russia. A noi è stato in qualche modo ordinato di fare le sanzioni alla Russia e noi abbiamo recepito, non abbiamo discusso, ma abbiamo recepito. Ci è stato ordinato di fare il più male possibile alla Russia, a costo, sopportando qualsiasi tipo di sofferenza al popolo italiano. Qui chiudo la parentesi. L'aumento dell'energia elettrica è iniziato ben prima delle sanzioni alla Russia, più o meno un anno fa. Io ho un'attività per cui posso appunto affermare che l'aumento di 2,5 volte dell'energia elettrica è iniziato esattamente nel luglio del 2021. Le proposte quali sono? Allora, una proposta che può essere immediata, perché comunque si parla sempre di proposte, progetti, programmi che comunque sarebbero sempre troppo tardi, perché il problema c'è adesso, le aziende sono in difficoltà adesso, le persone sono in difficoltà adesso, quindi immediatamente, visto che sono stati fatti tanti decreti, con un semplicissimo decreto può essere fatto, possono essere eliminate le imposte sulle bollette che gravano per il 30 e il 40% rispettivamente per il gas e l'energia elettrica. Poi ecco, si può ripensare al discorso dei contratti pluriennali. Questo è un altro regalo che ci ha fatto l'Unione Europea, quello di eliminare i contratti pluriennali perché lesivi, sfavorevoli all'Unione Europea, per non parlare anche dell'aumento della CO2. Quindi se non usciamo noi dall'Unione Europea, e la mia collega prima aveva detto bene, da regole, da vincoli che ci vengono imposti dall'Unione Europea, noi non possiamo risolvere il nostro problema. Grazie. Alessandra Acciaro, Alternativa per l'Italia, sempre sullo stesso tema. Allora, parliamo di una crisi economica nera, nerissima, e sono state fatte delle scelte, è chiaro che noi oggi paghiamo le conseguenze di quelle scelte, quindi sentire politici che in televisione si riempiono la bocca nel dire cambieremo, no, avevano la possibilità di farlo e non l'hanno fatto, semplicemente questo. Alternativa per l'Italia appunto è un'alternativa con un programma politico concreto, chiaro, lineare, non di parole ma di fatti. E per superare la crisi economica uno degli obiettivi è quello di ripristinare immediatamente i rapporti diplomatici con la Russia, un paese con cui siamo sempre andati d'accordo, un paese con cui abbiamo sempre avuto un rapporto d'amicizia. Non a caso il Papa ha consacrato sia la Russia che l'Ucraina al cuore immacolato di Maria, e questo mi spiace che in una società come la nostra, fatta soprattutto di giovani che devono essere orientati, venga bypassato e passato soprattutto in secondo piano, cioè l'importanza di dare voce a quella che è sostanzialmente la nostra unione valoriale. E immediatamente questo potrebbe comunque portare delle conseguenze positive nel nostro paese sotto il profilo economico. Perché? Perché andiamo comunque a togliere dei soldi nelle tasche degli italiani, che devono essere ridati agli italiani, perché non è giusto che gli italiani paghino per errori e scelte fatti da altri. E quindi incentivare gli under quarantenni, incentivare la piccola e media impresa, ridare agli italiani quello che gli spetta, ossia quello che
è giusto che un paese possa fare. Questo non vuol dire che siamo contro le politiche immigrazionali, perché ci occupiamo appunto proprio dell'accoglienza degli immigrati, ma purché vengano in Italia per lavorare, ecco. E per quanto riguarda poi queste politiche orientate verso la parola, verso il dialogo, parliamo di un'Italia che ha un'inflazione pari all'8%, una cosa impensabile, di cui veramente famiglie in ginocchio, che non sanno veramente come e soprattutto da dove ripartire. E la pace, come dice anche una canzone, è l'unica vittoria. Se non ripartiamo da là, veramente l'Italia non si rialza e non si rialzerà. Noi per Alternativa per l'Italia siamo un partito che non ha eletti uscenti, siamo persone, ognuno nel nostro settore, dedite a quello che è poi la formazione e la competenza, quindi metteremo, se eletti, le nostre competenze al servizio soprattutto degli italiani e non degli scontri politici e non nello sprecare del tempo a parlare di cose che non hanno assolutamente valenza. Grazie. Nea Giancaterino, Lista Vita sulle misure anticrisi e antinflazione. Allora, quello che vedo io in questi giorni, vedo un arrampicarsi sui specchi dei partiti presenti in Parlamento per risolvere un problema che hanno creato loro. Il problema, quando c'è un problema, diciamo, si risolve in questo modo: prima si analizza quali sono state le cause e poi si trovano le soluzioni. Quindi andiamo a vedere quali sono state le cause del problema. Le cause del problema, secondo me, è stata la partecipazione dell'Italia nell'aiuto all'Ucraina per la sua guerra. Questo qui ha indispettito la Russia, che diciamo, ha adottato le sue risoluzioni contro quelle che erano le sanzioni che l'Europa e anche l'Italia ha fatto, diciamo, con la Russia. Quindi questa qui è stata la causa, è inutile che ci giriamo intorno, questa è la cosa. L'Italia in questo frangente non poteva, secondo me, agire in questo modo, perché l'Italia non ha a sufficienza energie per poter soddisfare le sue esigenze. Quindi dipende molto dal gas russo, ma anche da altre nazioni. Quindi l'Italia doveva, come è sempre stato e come è scritto anche nel dettato costituzionale, l'articolo 11 ribadisce che l'Italia rifiuta la guerra come forma di soluzione per i conflitti internazionali. Quindi l'Italia doveva assumere un ruolo di mediatore in questa guerra e quindi cercare di risolverla in questo modo. Non scordiamoci che l'Italia è per la sua posizione geografica è un paese molto importante, anche per la sua cultura, per la sua storia, quindi diciamo, questo ruolo di mediatore, secondo me, è fondamentale. L'Italia non deve essere sempre né da una parte né dall'altra, ma deve essere comunque uno Stato che cerca di in tutti i modi di evitare la guerra. Come si risolve questo problema? Il problema è inutile fare il tetto ai prezzi, il tetto è cercare di pagare le bollette dei consumatori, perché il problema non è il pagamento delle bollette, il problema è che il gas non c'è. Il gas, Putin l'ha detto chiaramente, ha chiuso i rubinetti, quindi è inutile fare pagare prezzi alti, perché tanto è la legge di mercato stabilisce che l'offerta e la richiesta, per questo motivo aumentano i prezzi. Quanto più c'è la richiesta di un prodotto che scarseggia, il prezzo sale. Questa è la legge di mercato, quindi cercare di abbattere i prezzi con il tetto ai prezzi che vuole mettere l'Unione Europea non risolve il problema, perché il gas comunque mancherà lo stesso, quindi il problema rimarrà uguale. Grazie. Sì. Stefano D'Amico, Sud chiama Nord, quali sono le vostre proposte per questo autunno rigido? Una volta si diceva autunno caldo, adesso si teme sia un autunno freddo. Bene, noi purtroppo paghiamo lo scotto di anni passati a parlare di posizioni ideologiche, di rifiutare qualsiasi infrastruttura, qualsiasi programmazione, qualsiasi nuovo mezzo di approvvigionamento energetico. L'Italia in questo momento è un paese
vulnerabile, fermo su posizioni troppo diverse. Quindi il nostro movimento è un movimento che vuole richiamare l'attenzione a un pragmatismo. Non si può non andare al governo nella nuova fase politica senza una strategia, una programmazione di uscita da questa impasse, ma che sia una cosa strutturale, una cosa seria. Per fare una centrale nucleare ci vogliono 10 anni, noi dobbiamo scegliere le cose pragmatiche che interessano i cittadini. Non possiamo più stare su posizioni ideologiche come non fare i rigassificatori, non fare i termovalorizzatori, non fare le centrali a biomasse. Purtroppo l'Italia è un paese energivoro e non ha risorse energetiche, oggi come oggi, perché non abbiamo proprio le infrastrutture. Quindi noi dobbiamo uscire da questa fase di stallo. Uno Stato così pesante come noi lo vediamo non può che essere di ostacolo anche all'economia, perché purtroppo, come diceva bene il collega, un po' tutti in questa fase economica poi si arriva a un certo punto che le imprese vengono strozzate dai costi e decidono di non produrre. Quindi noi dobbiamo differenziare i prezzi per le imprese e per le famiglie, le dobbiamo comunque defiscalizzare, ma noi purtroppo dobbiamo anche fare i conti e non dobbiamo essere dei demagoghi, e perciò dobbiamo anche dire la verità ai cittadini, che comunque sia siamo uno Stato che ha un debito pubblico spaventoso e che quindi non possiamo effettivamente pensare di fare delle cose insensate e senza futuro. Bene la differenziazione energetica, bene la differenziazione dei partner politici, perché se Putin ci taglia il gas rischia veramente di sfaldare i nostri equilibri geopolitici, rischia proprio di farci ricollassare in una stagione di 25-30 anni fa. Quindi noi dobbiamo rimanere ancorati alle nostre certezze, dobbiamo fare programmazione e squadra. Per questo la nostra lista, che è meridionalista, vuole comunque portare l'attenzione a una strategia. Noi dobbiamo fare un piano energetico, dobbiamo proteggere le nostre imprese con dei prezzi calmierati, dobbiamo evitare che si metta in atto una spirale di salita dei prezzi e che poi ci porterà effettivamente a una stagione di austerity e di mancanza di prospettive. Quindi dobbiamo elaborare una nuova strategia di solidarietà nazionale, non dobbiamo avere paura di differenziare le nostre attività energetiche, dobbiamo smetterla di pensare a posizioni ideologiche. In Italia ci vogliono le infrastrutture energetiche, perché noi dobbiamo andare avanti, il gas è il passato, bene le rinnovabili, bene tutto quello che noi possiamo pensare che produca energia, perché noi effettivamente importiamo e non, ripeto, abbiamo un debito pubblico spaventoso che ci strozza proprio in ingresso. Grazie, grazie. Ora ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, tra poco torneremo in studio con gli appelli finali dei candidati al collegio dell'Aquila interno della provincia di Teramo per la Camera dei Deputati. Linea alla regia per qualche istante. Allora, siamo tornati in studio, è il momento degli appelli conclusivi delle candidate e dei candidati per questo collegio. Inizio da Rita Innocenzi, su una riflessione sul fatto che la coalizione di centrosinistra sta puntando molto sul tema dei collegi uninominali, che sono quelli che poi decideranno, a prescindere dal risultato proporzionale delle forze politiche, un po' anche il destino della prossima legislatura, perché è importante dare un voto utile, come chiedete voi, come chiede Ricoletta, ai candidati del centrosinistra, anche se magari non si è di centrosinistra, proprio nei collegi uninominali. Rita Innocenzi. Ecco, appunto, un voto utile, utile al territorio, la scelta del territorio. Votare Giorgia Meloni nel collegio L'Aquila Teramo corrisponde a sottrarre un parlamentare di estrazione del territorio dal collegio di L'Aquila Teramo e regalarlo altrove, perché questo personaggio, che oggi è appunto assente e che è assente nei nostri territori, è capolista nel collegio proporzionale di Puglia, Sicilia, Lazio, Lombardia. Potrebbe tranquillamente essere eletta altrove e invece si è deciso di catapultarla qui da noi, e noi dobbiamo impedire la sottrazione di una presenza in Parlamento che, proprio perché è legata al territorio, può stabilire costantemente questo legame che il personaggio oggi assente non potrà mai garantire al territorio, con la presenza che, come vedete, anche oggi ha dimostrato di non riuscire a rendere efficace e a rendere plausibile e plasticamente utile.
Grazie Rita Innocenzi. Emanuela Pistoia, l'ultimo appello di Azione Italia Viva per appunto quello che anche voi ritenete un voto utile al vostro progetto politico. Allora, per me il voto utile è ovviamente un voto per noi, e questo per due motivi. E il primo, perché un voto utile è un voto per qualcuno che vuole individuare situazioni, soluzioni, perdonatemi, che veramente servono all'interesse della comunità locale, della comunità nazionale. E quindi per fare questo bisogna avere consapevolezza dei problemi e delle possibili soluzioni nel mondo reale, nel mondo in cui ci troviamo a vivere, e soluzioni di medio e lungo periodo, non soluzioni, non battaglie di retroguardia. La chiusura, lo ripeto ancora una volta, non ci porta da nessuna parte, ci porta soltanto all'impoverimento, all'oscurantismo, e noi abbiamo bisogno di aprirci, ma con consapevolezza e con competenza, sapendo che dall'Unione Europea ci arrivano degli stimoli e una sponda che è fondamentale per esistere in un mondo che è un mondo oramai globalizzato, in cui si confrontano giganti, Cina da una parte, Stati Uniti dall'altra, e poi ancora le potenze, l'India ha 1 miliardo di abitanti e via dicendo, e noi da soli chiusi non possiamo fare l'interesse degli italiani e degli abruzzesi, di nessuna comunità locale. E il secondo aspetto del voto utile, su questo sono assolutamente d'accordo con l'altra candidata, è votare comunque per candidati che sono locali. Io personalmente lavoro da 23 anni all'Università di Teramo e ho una casa a Pescasseroli in cui ho passato gran parte dell'estate, perché il clima era eccezionale grazie al cambiamento climatico, e penso questa è un'altra risorsa per questa regione, non ce lo dobbiamo dimenticare. Le comunità montane possono essere una risorsa importantissima in un nuovo contesto di cambiamento climatico in cui nelle grandi città fa troppo caldo. Questo è un modo, secondo me, di medio e lungo periodo per affrontare il problema delle aree interne. Voglio fare un esempio concreto, un ulteriore esempio concreto di come una candidata che non conosce il territorio e non viene dal territorio non può fare il suo dovere di rappresentante del territorio. Si è parlato prima dei collegamenti ferroviari, l'alta velocità Roma-Pescara, finanziata dal PNRR, siamo sempre all'Unione Europea così cattiva, ma che adesso ci presta i soldi per l'alta velocità, ma c'è un'altra cosa che è ancora più importante per il territorio, che è invece la linea normale, tra virgolette, Roma-Pescara. È un progetto che esiste da tanti anni, finanziato da tanti anni, ne sono stati realizzati 15 km su 240, c'è tutto, ci sono anche i finanziamenti, e bisogna che ci sia qualcuno che conosca l'importanza di questa linea e che si occupi di portarla avanti. Grazie. Attilio D'Andrea, il suo appello al voto per il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è il partito che ha realizzato l'80% del suo programma elettorale. Io invito tutti quanti ad andare a ricontrollare qual è stato il programma elettorale dei partiti e vedere cosa è stato realizzato. Quindi voto utile significa che se si apprezzano i nostri punti, significa che i punti li porteremo avanti, come abbiamo già dimostrato. Ovviamente il nostro territorio è un territorio particolare, quindi chi più che abita questo territorio, che c'è nato, c'è cresciuto in questo territorio, lo può rappresentare, sa quali sono le sue criticità e quali sono i punti di forza. Quindi mi associo ai veri appelli che ci sono stati prima, perché chiaramente Giorgia Meloni su questo territorio io credo che forse ci sia venuta in vacanza un paio di volte al massimo, quindi non penso che sia una persona che possa rappresentare questo territorio. In più io vorrei fare un appello a tutte le persone che invece hanno deciso di non andare a votare. Allora, il diritto al voto, ci sono state delle morti, le persone sono morte per avere il diritto al voto. Le donne hanno avuto il diritto al voto dopo tante battaglie, relativamente in un anno recente, insomma. Il suffragio universale non c'è da sempre. Quindi andare a votare tutti quanti significa rispettare anche le battaglie che hanno fatto i nostri predecessori, e soprattutto scegliere chi vuole la persona e il partito che vi deve rappresentare. Quindi il voto utile è il voto di chi sceglie chi vuole, deve rappresentare il proprio futuro. Quindi scegliere il Movimento 5 Stelle significa scegliere un partito che ha dimostrato
che quello che dice lo fa. O non siamo tutti uguali. Proprio oggi 2 milioni di tutti gli iscritti sono chiamati a dire a dove destinare 2 milioni di euro. 2 milioni di euro che sono il frutto delle restituzioni dei parlamentari, del loro stipendio messo a disposizione per il sociale in questo caso. Quindi non siamo tutti uguali. Ci sono politici e altri politici. Noi abbiamo dimostrato quello che siamo, dimostriamo quello che facciamo. È tutto quanto scritto, quindi non sono parole inventate, perché chiunque può documentarsi, e quindi l'appello chiaramente è di votare il Movimento 5 Stelle. Non esiste destra e sinistra e basta. Stiamo crescendo, le percentuali ne parlano benissimo. Quindi ribadisco, credere in quello che è scritto nei nostri programmi, vedere quello che è stato realizzato è la conferma di quello che siamo. Invito tutti a votare il Movimento 5 Stelle il 25 settembre. Grazie. Nicola Stornelli, Unione Popolare, come convincere soprattutto quel 40% di persone che ad oggi nei sondaggi non sono intenzionate per nulla da recarsi alle urne? Perché votare Unione Popolare? Perché, come ho sottolineato all'inizio di questo nostro incontro di questa sera, sono troppi anni che le istanze di una sinistra radicale, di una sinistra vera, di una sinistra che vada alla radice dei problemi del Paese, sono assenti nel Parlamento italiano. Io sono stato sempre convinto che un utilizzo consapevole del linguaggio sia foriero di ordine mentale. Che cosa intendo dire? Che noi ci opponiamo fermamente alle logiche consociative che hanno caratterizzato in questi anni la condizione generale della politica italiana, e intendo dire, mi preme dire fortemente un'altra cosa, che noi in quanto Unione Popolare vogliamo farci portatori di una sorta di nuovo umanesimo che torni a portare al centro dell'agenda pubblica, dell'agenda politico-culturale, dell'agenda socio-economica del Paese la centralità della persona. Perché ciascun diritto ha la propria ragion d'essere nella esigibilità, ciascun diritto una volta ottenuto non richiede nessun obbligo di gratitudine, un diritto non è una regalia, un diritto non è un favore, i diritti hanno la propria ragion d'essere nella loro esigibilità, nel fatto che possano e debbano essere ottenuti per natura, quindi spero di essere stato abbastanza convincente. Grazie. Arianna Salvatore, Italexit, come convince lei i tanti indecisi a scegliere questa nuova forza politica? Allora sì, pensiamo solo che i partiti attuali hanno votare i partiti di destra, di sinistra, Movimento 5 Stelle, significa portare avanti l'agenda Draghi, che sappiamo benissimo dove ci ha portato. Italexit invece, al contrario, sappiamo benissimo che è no Green Pass, no all'obbligo vaccinale e soprattutto istituire una commissione d'inchiesta per la gestione, per come è stata gestita la pandemia. Poi un altro aspetto importante è quello di rimettere al centro il rapporto impresa-lavoro e quindi dare importanza e soprattutto sostenere sia le imprese che vengono ad investire in Italia e gli utili li reinvestono in Italia, e la piccola media impresa, ridare soprattutto la possibilità all'occupazione di essere sostenuta dallo Stato e non più invece un onere a carico dell'impresa. Infine, quello che voglio dire, ed è stato penso il mio concetto centrale di tutto questo appuntamento, è quello della sovranità. Attenzione, cioè quello è importante, che in una democrazia il peso e il contrappeso. Da questa parte Italexit rappresenta l'opposizione, cioè rappresenta quell'ultima barricata che vuole frenare la fine della sovranità. Quindi venire da noi significa andare a sostenere quell'ultimo granello di sovranità, perché una volta che sfondano si rischia, appunto, come ho sentito già qui parlare, di siamo un debito, l'Italia ha un debito altissimo, ecco, e quindi saremo preda dei speculatori, e l'Unione Europea su questo non so se effettivamente sta speculando con la sua burocrazia che ci sta stritolando, con la tecnocrazia e con le lobby, come ho appena prima detto, delle multinazionali. Quindi altre uscite da quello che è attuale non se ne può avere.
Un'altra cosa importante anch'io, oltre al stimolare anche chi non vuole andare a votare, il voto è un diritto ed è l'unico diritto che c'è rimasto, per cui andare a votare è importante, e scegliere di andare a difendere il peso e il contrappeso della democrazia è ancora più importante. Grazie, aggiungo anche che il voto è anche un dovere civico di tutti noi, quindi bisognerà trovare da parte di chi vive un momento di sconforto anche una tra le forze politiche che si propongono nell'offerta e possa in qualche modo rappresentare anche questo disagio. Ci prova Italia Sovrana e Popolare. Sentiamo Daniela Franciosi, perché può essere importante sostenervi. Ma io faccio di nuovo vedere il simbolo perché, ripeto, siamo l'unica lista antisistema. Antisistema significa che tutto ciò che è successo negli ultimi 30 anni, che non ha favorito né il cittadino e né il lavoratore in Italia, è stato è dovuto al nostro ingresso nell'Unione Europea. E quindi da dopo Maastricht, da dopo il 92, la nostra condizione di cittadino e di lavoratore non è migliorata, anzi è peggiorata anno dopo anno. In questi 30 anni si sono succeduti nel governo tutti i partiti politici, da destra a sinistra. Noi li chiamiamo Partito Unico Liberale perché fanno le stesse identiche scelte, recepiscono ciò che viene imposto dall'Unione Europea e ormai si ratifica solamente quello che viene a noi ordinato. Noi dobbiamo riportare lo Stato sociale, noi dobbiamo tornare attraverso la nostra Costituzione che ci hanno regalato i nostri padri costituenti, che è perfetta, ma è ancora un programma e deve essere applicata. Quindi il voto a Italia è sovrana e Popolare è un voto per far sì che noi torniamo a essere come eravamo 30 anni fa, quasi 30 anni fa, quasi la quarta potenza economica al mondo. Abbiamo bisogno di che lo Stato torni a fare lo Stato, torni a battere la propria moneta, che lo Stato sia sovrano, che crei lavoro, che crei benessere in tutti i campi sociali. L'Unione Europea in tutti questi anni ha mandato indicazioni per tagli alla spesa pubblica, è ossessionata, l'Italia, l'Unione Europea è un mostro ossessionato dai tagli alla spesa pubblica, quindi significa tagli alla sanità, precarizzazione del lavoro, smantellamento dello Stato sociale. E mettendo una croce su Italia sovrana e popolare, voi ci aiutate a tornare a essere uno Stato sovrano. Grazie. Alessandra Acciaro, Alternativa per la Vita, ultimo appello anche da parte tua. E Alternativa per l'Italia sicuramente è al centro di queste... Sì, non si preoccupi. È assolutamente al centro di queste tematiche. Leggevamo l'altro giorno proprio delle critiche, siamo veramente appoggiati da tantissimi italiani che non abbiamo abbandonato in questi ultimi 3 anni, non li abbiamo abbandonati nelle piazze quando manifestavano contro il Green Pass, non li abbiamo abbandonati nelle scuole quando non potevano andare ad insegnare perché veniva negato loro il diritto al lavoro. Noi non li abbiamo abbandonati, così come non abbiamo abbandonato le famiglie quando eravamo in piazza a manifestare per Provita, per il Family Day. E Alternativa per l'Italia è il vero cambiamento. E, leggevamo su questi giornali, avete un programma bellissimo, avete un programma concreto, fatto di scelte da mettere a tavolino, ma quel ma
Ecco, gli italiani sono incagliati in quel ma, il voto utile, ma soprattutto dobbiamo chiederci utile a chi? Il voto è, prima di essere un diritto, un dovere, è un atto di autocoscienza. Ognuno vota quello che rappresenta di più la propria personalità. Una persona che vuole rimettere al centro della propria società, al centro dell'Italia, la famiglia, la libertà, i valori che oggi purtroppo costituiscono un'eccezione a quella che, come diceva la collega, 30 anni fa erano una regola, allora quelle persone devono votare Alternativa per l'Italia. Grazie. Enea Giancaterino, Lista Vita. Ultimo appello. Allora, sì, allora, la Lista Vita, è, come ho spiegato prima, è un partito nuovo, formato da gente che non ha mai partecipato, diciamo, nelle istituzioni, quindi non è mai stata all'interno delle istituzioni, quindi gente nuova, pulita e onesta. Vita non ha nessun collegamento con, proprio per questo, non ha nessun collegamento con lobby, massonerie e via dicendo, cosa che purtroppo tutti sappiamo che da altre parti c'è. Il voto utile che gli altri dicono, secondo me, vorrei solo fare questa riflessione, cioè come possono pensare gli elettori di votare ancora coloro che hanno creato i problemi, coloro che hanno creato tutti questi problemi che oggi noi viviamo. È impensabile che chi crea il problema sia la soluzione poi. Quindi il voto utile, secondo me, ecco, deve essere rivolto a persone diverse che hanno idee diverse per risolvere il problema. Noi siamo per cambiare questo sistema, siamo per migliorarlo, siamo per una politica buona. Io ritengo che non esiste, la politica è importante per la vita, però è importante che la politica sia una politica buona, non una politica cattiva. Quella che noi viviamo costantemente è una cattiva politica, quindi capisco gli elettori, anche specialmente i non votanti, che appunto rifiutano di dare questo voto perché ritengono che alla fine siamo tutti uguali. No, non è così. Diciamo, chi si affaccia adesso alla politica ha sicuramente delle buone intenzioni, vuole risolvere i problemi, vuole fare buona politica. Quindi a queste persone del non voto io chiedo questa volta di votare nel collegio uninominale dell'Aquila, di votare Vita, di votare il candidato che sia appunto espressione del territorio, che non venga catapultato dall'esterno, che è un candidato che possa veramente dare soluzioni al territorio, soluzioni ai cittadini. E quindi vi chiedo di votare Vita e dare la possibilità a noi di risolvere i vostri problemi. Grazie. Stefano D'Amico, Sud chiama Nord. E chiude lei questa nostra serie di appelli. Allora, io intanto ringrazio tutti per aver dato un apporto e aver parlato del territorio e dell'Abruzzo. Noi per essere qui, Sud chiama Nord, Cateno d'Italia, Sindaco d'Italia, abbiamo dovuto rispondere a un bisogno di rappresentanza e democrazia. Raccogliere 1000 firme a Ferragosto è comunque un successo e noi ringraziamo i sottoscrittori ed è dovuto al fatto che comunque per entrare in Parlamento le nuove rappresentanze devono dimostrare di avere un consenso elettorale. Quindi chi effettivamente è dubbioso, chi effettivamente non vuole andare a votare perché è stanco delle vecchie logiche, è il caso che dia la fiducia a nuove soluzioni, a nuove compagini politiche, perché noi partiamo dall'esperienza del nostro fondatore Cateno De Luca, che ha risanato la città di Messina, perché non ha distinto l'attività del buon amministratore dalla politica. Quindi noi dobbiamo aprire una stagione nuova, voi cittadini dovete scegliere persone che vogliono rappresentare i vostri bisogni e che vogliono dare voce a quelle che sono le vostre esigenze quotidiane, basta con le posizioni ideologiche. Uno Stato lo dobbiamo rivoluzionare perché non deve essere così frammentato in 8000 comuni, non può essere così spezzettato in 20 regioni, quindi dobbiamo arrivare a uno snellimento dei processi decisionali perché questo Paese è fermo.
noi lo dobbiamo smuovere, lo dobbiamo portare verso il futuro, traghettare verso nuove scelte. L'Abruzzo ha bisogno di gente che vive sul territorio, di gente che può dare una nuova linfa e sviluppo per le famiglie e per le imprese con soluzioni nuove dell'economia digitale. Penso al cloud della pubblica amministrazione, perché non mettere il server principale in Abruzzo? Noi non siamo secondi a nessuno, siamo la regione del meridione, il meridione ha bisogno di voce, di ritornare ad essere come il nord, di non avere più tagli, lacrime e sangue, tagli di servizi, tagli di opportunità. Pensiamo ai giovani, diamo loro nuove opportunità, bene le finanziarie mirate, uniamo i comuni, diamo servizi d'aria vasta, diamo l'opportunità di avere accesso ai fondi europei con servizi nuovi, con nuove agenzie che proteggano i nostri interessi. Rimaniamo in Europa, non dobbiamo avere paura di quello che noi possiamo essere, non possiamo andare da soli, dobbiamo fare una strategia nazionale di solidarietà, quindi scegliete bene, scegliete chi effettivamente può dare un'alternativa e può rappresentare al meglio tutti noi. Grazie, grazie a Stefano D'Amico. Abbiamo concluso la serie degli appelli agli elettori da parte dei candidati del collegio uninominale della Camera dell'Aquila e parte interna della provincia di Teramo. Venerdì prossimo avremo i candidati del collegio uninominale sempre alla Camera di Chieti. Da lunedì al giovedì invece le nostre trasmissioni elettorali, i nostri confronti riguarderanno le liste proporzionali a Camera e Senato. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie ai candidati per essere intervenuti, a tutti quanti una cordiale buonanotte.